Bentornati su One Credit Arcade e questa volta giochiamo a Baraduke, gioco epico leggendario realizzato nel 1900. I'm your friendo, dice quello. Gioco veramente stupendo del 1985. Voi dovete pensare che una grafica del genere per quell'epoca era veramente straordinaria. Gioco ovviamente della Namco. Andiamo a inserire il nostro oggetto e andiamo a giocare. Questo gioco fu poi di ispirazione per la Nintendo, per la HAL Laboratories, per fare un classico per Nintendo NES di cui parleremo più avanti, ragazzi. Andiamo a giocare, andiamo a giocare. Dobbiamo entrare all'interno di questa base aliena nei panni. A miglior friendo e dobbiamo sparare ai nemici. Come vedete, il gioco già inizia che non è affatto facile, proprio per niente. Qua dice gate open, ma non lo so cos'è qua. Ok, andiamo di sotto e shield bonus 200 punti. C'è tipo una lotteria. Vediamo un po'. Niente, devo riuscire a prendere il One Shield, se arriva il friendo, l'amichetto. Allora, questo gioco c'ha l'autofire. Se io tengo giù premuto, c'è il super sparo. Ah, ho trovato il friendo, attenzione. Quello mi aiuta. L'ho preso. Ok. Ho preso un'altra di queste creaturine pacifiche che mi aiuteranno. Somiglia un po' anche ad Atomic Robo Kid. Questo è un gioco un po' che gettò le basi per fare poi Atomic Robo Kid. Che vado giù. Adesso ne ho due. Vediamo un po'. No, niente. Quindi vedete, avendo più alienini, c'ho più possibilità di prendere lo scudo bonus. Però no, niente, non ci sono riuscito. Ok, questo abbiamo sfondato. Vediamo qua se esce fuori l'alienino. No, esce fuori la monetina. Aia. Ah, mi hanno distrutto. Il gioco non è facile, è difficilotto. Il personaggio principale si chiama Kissy. Si chiama Kissy. Quello di bacino. Quindi non chiedete. Uscite fuori la monetina. Ce la rubiamo. Allora, se mecca la meccanica di gioco somiglia un po' a quella di Atomic Robo Kid, della UPL, che uscì molti anni dopo, in realtà. Oh, via qua, amichetto. Ok, ripuliamo l'area, così possiamo andarcene. Abbiamo preso altri due amichetti, ce ne abbiamo quattro adesso. Ci abbiamo quattro amichetti. Vediamo se ci dà uno scudo in più. Dai, dai. Sì, mi ha dato uno scudo in più. Bene, bene. Abbiamo tre scudi adesso. Ci stiamo avvicinando al boss, eh? Non so se lo vedremo perché il gioco non è facile. Quindi vediamo un po' se riusciamo. Monetina. No. Schiva il proiettilone. Ah, il Pac-Man alieno, bastardo. Bastardo, il Pac-Man alieno. Infame, m'hanno ammazzato. Sono entrato nel panico. Sono entrato nel panico quando è uscito fuori il Pac-Man alieno. Allora, facciamo un'altra partita. Inseriamo un secondo gettone. Ok. Allora, questo gioco io lo giocai. Questo gioco lo. Ah, mio friendo. Questo gioco io lo giocai per la prima volta, mi pare, nel 1988, se non erro, in una sala giochi che stava in provincia di Roma. In realtà a Roma, nella frazione di Quarto Miglio, c'era una saletta giochi che aveva vari giochi, tra cui anche Blood Bros, quello del cowboy e dell'indiano, ricordate che lottavano insieme. Cowboy e l'indiano lottavano insieme contro i banditi là. È una specie di cabal ambientato nel West, praticamente. Cabal o cabal, come lo volete chiamare. Eccolo qua, abbiamo preso il friendo. I'm your friendo. Oh. Sì. Questi alienini qua sono veramente disgustosi, eh. Sta scadendo il tempo, mi sa. Che quando scade il tempo arrivano un sacco di questi nemici stronzi. E io scappo.
Ok, quello sopra non l'abbiamo ammazzato perché non c'è bisogno, basta ammazzare quelli grossi, italiani. Sì, scudo extra! E andiamo, ci abbiamo tre scudini ora. Bene, bene. Che era l'87 o l'88? Mi pare nel 1987 lo giocai, sto gioco, non nell'88, non mi ricordo l'anno preciso. Io facevo tipo, boh, le elementari, mi pare, facevo ancora, non mi ricordo. Sì, ma facevo ancora elementari. No! Escono dalle fottute pareti! Oh, ne abbiamo presi altri tre! Altri tre! No, altri due me ne ha dati. Il terzo non me l'ha dato. Perché ce ne abbiamo quattro. E ho l'altro scudo. Bisogna stare attenti a non prendere i fantasmini. Gli alieni fantasmino che ti danno. Ti levano il bonus. Quindi molto male se prendiamo gli alieni fantasmini. Ok, questo è fatto. Monedina. No, schiva, schiva, Ma le ho dato uno scudo, sto stronzissimo essere. Ok, fatto. Qua esce fuori. Spero che non esca il Pac-Man alieno. Ah, per fortuna non è uscito il Pac-Man alieno a sto giro. Ok. Qui è il gioco impegnativo, eh. Il friendo. Ok. Cominciano ad arrivare altri alienini perché con più tempo ci metti, più arrivano altri alieni a rompere le palle. Perché nei giochi arcade è così, ti devi sbrigare se non muori. Ah, Pac-Man alieno! Bastardo, devi morire. No, è andato sotto. Mo sarà un problema sotto perché c'è sta pure il Pac-Man. Mi hanno distrutto. Sotto c'è pure il Pac-Man alieno, raga. Il piano 4 qua è difficilissimo. Allora, come dicevo, la Nintendo giapponese, in particolare la HAL Laboratories, che sono quelli che fecero Kirby e anche altri giochi belli per Nintendo NES. No, il Pac-Man alieno no. Fecero un clone di questo gioco, quelli della HAL, che si chiamava, non lo dico perché lo porterò prossimamente. Per fortuna non è capitato il fantasmino. Allora, siamo al piano 5, che è un po' più problematico, come vedete. No! Ok. Intanto il Pac-Man alieno mi ha dato una botta. Arma extra, attenzione, abbiamo super arma. Vaffanculo, te. No, Pac-Man alieno no. Gate open, scappa, scappa. Attenzione, dai, che siamo arrivati al boss. Dai, dai. Ok. Meglio niente che perde uno scudo. Andiamo al boss. Aiuto, aiuto. Piano 6, ecco il boss. Aiuto, aiuto. Gigantesco, gigantesco. Ci attacca, ci attacca. Niente, ho perso tutti gli scudi. Ma mi ha fregato, regà. Riproviamo, riproviamo. Dai, dai. Però mo c'ho solo due scudi. Sono ancora più una merda. E soprattutto non ho. Attenzione, attenzione, gli ho distrutto degli occhi. Sì, l'ho sfonnato! L'ho sfonnato, grande, grande, l'ho sfonnato. Sono riuscito, sono riuscito. Scappa, scappa, scappa! Sì, sono riuscito a vincere. A ripulire la prima stazione spaziale tremenda. Ok, stage 2, andiamo, andiamo. Livello 7. Somiglia, come vedete, molto. Infatti, secondo me, sto gioco l'hanno fatto i programmatori che poi sono andati a fare la UPL e che poi hanno fatto Atomic Robo Kid, perché la mano degli autori di Robo Kid si vede troppo. Però il Robo Kid uscì nell'89, questo è dell'85, 4 anni prima. Quindi questo è un po' il papà di Atomic Robo Kid, sto gioco, possiamo dirlo. Secondo me, io non ho letto chi sono i programmatori, ma secondo me sono gli stessi, perché si vede proprio la mano, si vede lo stile, bizzarro, anche il gameplay somiglia parecchio, e mi hanno sfonnato. Niente, game over, ragazzi, proprio ho fatto una bella partita, 8110 punti, questo era Baraduke, e presto vedremo il gioco della HAL Laboratories, che ha impunemente copiato questo gioco. Per questa volta è tutto. Ciao ragazzi, alla prossima!